E proprio perché crediamo in questo approccio, l'Italia ha concepito tutti gli appuntamenti del suo anno di presidenza G7 in formato aperto, con un outreach molto ampio che ha coinvolto tutti i continenti, il G20, l'Unione Africana, le istituzioni economiche e finanziarie, le banche multilaterali di sviluppo. Abbiamo dimostrato che il G7 non è una fortezza chiusa che vuole difendersi da qualcuno, ma un'offerta di valori aperta al mondo. Penso poi alla svolta che l'Italia ha impresso, particolarmente nei propri rapporti con il continente africano. Abbiamo reso operativo a livello bilaterale il nostro piano di investimenti per l'Africa, il piano Mattei, con progetti pilota in 9 nazioni del continente, creando partenariati strategici con ognuna di queste nazioni. Abbiamo strutturato sinergie operative con il Global Gateway dell'Unione Europea e la Partnership for Global Infrastructure and Investments del G7. Abbiamo costruito strumenti finanziari nuovi con la Banca Africana di Sviluppo e con la Banca Mondiale per permettere l'afflusso di risorse pubbliche e private. Abbiamo immaginato soluzioni innovative come la Puglia Food Security Initiative per rafforzare la produzione agricola e la sicurezza alimentare o l'Energy for Growth in Africa per sostenere la produzione e la distribuzione di energia pulita. Abbiamo deciso di sostenere progetti strategici per l'Africa come il corridoio di Lobito. Abbiamo fatto tutto questo senza mai smettere di coinvolgere e confrontarci con i nostri interlocutori africani, perché il nostro intento non è imporre, ma è condividere. E insieme scegliere priorità, settori di intervento, ambiti di azione. Dove potevamo essere un valore aggiunto, allora lì abbiamo offerto il nostro punto di vista e la nostra collaborazione. Con progetti concreti che già stanno dando i loro frutti. In Algeria, dove renderemo fertili 36.000 ettari di terreno desertico per la coltivazione. Costruiremo una filiera locale di trasformazione e produzione. In Kenya, con lo sviluppo di una filiera di biocarburanti che arriverà entro la fine del 2025 a sostenere fino a 200.000 piccole imprese agricole. In Etiopia, con un vasto intervento di recupero ambientale dell'area del lago di Boye nell'ovest del paese. Perché voglio ribadirlo ancora una volta, il nostro obiettivo, di fronte a decine di migliaia di persone che affrontano viaggi disperati per entrare illegalmente in Europa, è garantire prima di tutto il loro diritto a non dover emigrare, a non dover recidere le proprie radici semplicemente perché non hanno altra scelta. Una disperazione sulla quale lucrano organizzazioni di criminali senza scrupoli, sempre più potenti, sempre più ramificate.